Il nome della rosa è stato un successo mondiale, ovviamente mondiale occidentale. Il libro è effettivamente complesso, quindi questo fatto rimane una sorta di mistero. Come mai anche gente non particolarmente colta, non particolarmente appassionata delle vicende rappresentate anche sullo sfondo, si sia interessata al punto tale da diventare fervente, come dire, ammiratore di queste vicende, di questi personaggi. Azzardiamo una risposta in termini abduttivi, e cioè ipotizziamo che i lettori occidentali si siano naturalmente riconosciuti in queste vicende, in particolare il monastero come spazio simbolico equivale a quella che è la società moderna nelle sue strutture simboliche, i tempi della vita che si svolge all'interno del monastero sono altrettanto simbolicamente equivalenti dei tempi della vita contemporanea e naturalmente ancor più quelle che sono le figure dei protagonisti, cioè l'individuo. Insomma, il nome della rosa ha successo perché lo spazio, il tempo e l'individuo medievale, così come viene presentato, come vengono presentati da Eco, sono una sorta di invariante di fondo, o meglio, varianti rispetto all'invariante di fondo che è il tipico uomo occidentale che John Hopkins chiama Weird, Wild, eccetera. L'individuo, secondo Joseph Henrich, l'individuo occidentale, identificabile con l'acronimo di WERD, è appunto un individuo che è Western, occidentale, educated, cioè istruito, industrializzato, rich, ricco, e infine democratico, WERD. In che modo queste caratteristiche sono presenti in un romanzo ambientato nel basso Medioevo? È chiaro, si tratta di costruire un modello. E le caratteristiche di fondo dell'uomo di cui abbiamo parlato sono fondamentalmente quattro e sono quelle che poi di fatto, a partire dal 1005, insomma, danno sostanza a quella cosa che noi chiamiamo individuo moderno, l'uomo Faber, secondo la tradizione umanistica. Ha quattro caratteristiche: pensiero analitico, attribuzioni interiori, indipendenza e non conformismo e prosocialità impersonale. Il pensiero analitico è naturalmente quello che in altro modo potremmo chiamare pensiero lento, quello che di fatto a livello della nostra tradizione occidentale nelle scuole viene ancora insegnato fondamentalmente a partire dalla filologia o dalle varie pratiche scientifiche. Il pensiero analitico è cioè quello che usa la spiegazione dei fenomeni, non fondamentalmente nelle relazioni, non in modo olistico, ma in modo discreto, cioè separando, creando apposite categorie per i vari fenomeni, e laddove i fenomeni non siano catalogabili entro categorie già esistenti, ne crea altre più astratte, più alte, più, come dire, lontane dall'evidenza materiale del mondo. Il pensiero analitico è quello che cioè costruisce quadri, schemi, consapevolmente,
per poter controllare e dominare le emozioni. Questo nel libro evidentemente è identificabile soprattutto nella persona di Guglielmo di Baskerville, che è appunto una sorta di detective, che prima di tutto un filosofo, prima ancora è stato anche un professionista dell'Inquisizione, e che appunto, abbandonando l'Inquisizione, segna proprio il passaggio da una dimensione culturale sintetica, in cui ci sono già certezze assolute da applicare, da una esecutività in cui, data una carta, si tratta solo di vedere la corrispondenza tra le categorie esplicitate dalla carta e i fatti, a una situazione in cui si dà per scontato che quello che dice la carta è inadeguato. Appunto, il bisogno di passare a categorie più astratte. È quello che appunto naturalmente fa la differenza tra l'uomo abituato a ripetere gli schemi, che in qualche modo è sempre dentro un sistema di relazioni che decide per lui, a un individuo che, lontano dai vincoli della famiglia, della tradizione, del rispetto, insomma, delle abitudini, può in qualche modo inventare nuove strade, nuove spiegazioni. È uno che si porta, insomma, al di là dei bordi del mondo sociale in cui vive, ed è quindi in grado di inventare qualcosa di nuovo, appunto, attribuzioni di tipo, non conformistico, quindi la tradizione viene abbastanza considerata, ma è usata solo nel senso dell'efficienza, per cui quando non è più adeguata a spiegare, allora si va verso altri ambienti, altre spiegazioni. Qui naturalmente quello che conta è appunto l'importanza dei desideri individuali, delle attribuzioni personali. Nel libro abbiamo vari giovani presenti nella biblioteca che identificano al meglio questa doppia condizione, cioè il fatto che il singolo, una volta sottratto alla sua famiglia, ai vincoli della famiglia, può dar voce alle proprie differenti aspirazioni, alle proprie intenzioni, e il fatto che appunto in qualche modo vuole attestare la propria differenza sugli altri facendo, agendo, realizzando azioni, cose, insomma opere che lo rendono effettivamente differente, che lo rendono non conforme a quello che normalmente gli altri fanno. All'interno della biblioteca ci sono appunto vari studiosi, ognuno caratterizzato da qualcosa di suo. Il livello più diretto di questa attribuzione interiore è la relazione omosessuale che si instaura tra alcuni di questi, per dire che evidentemente la regola che vieta l'esercizio della carne viene infranta appunto sulla base di una profonda data alle proprie aspirazioni personali. Le parole di oggi, la propria autenticità si realizza attraverso questo spazio di trasgressione. C'è una regola, la trasgressione della regola significa appunto che io do voce alla mia differenza interiore. In pratica faccio nascere l'idea che esiste una interiorità, mentre in una rete sociale parentale in cui si vive sempre solo all'interno della società di cui si fa parte, in cui si appartiene e non si è, evidentemente queste cose, seppure avvengono, sono semplicemente all'interno di abitudini già date. Qui invece c'è proprio l'idea di una specifica, particolare necessità, vissuta in modo più o meno peccaminoso, ma insomma l'idea è che si comincia ad avere l'idea di individui che pur nel convento vanno a cercare la realizzazione della propria differenza. Quindi l'indipendenza, che naturalmente al di là dell'omosessualità, significa anche il bisogno di conoscere, il desiderio di conoscere, che si realizza anche
nell'andare appunto contro la tradizione e contro le chiusure materiali della biblioteca, contro il segreto riposto e difeso, e quindi la ricerca come una sorta di avventura alla Indiana Jones, che appunto affronta pericoli e rischi pur di realizzare il proprio obiettivo. L'indipendenza, insomma, è in questi giovani bibliotecari che, al di là di quello che gli viene imposto, vanno cercando di realizzare i propri desideri, e in questo chi più chi meno disposto anche ad ammazzare, a infrangere regole, come dire, assolutamente superiori. E quello che conta è appunto, come dire, la realizzazione del proprio desiderio, il successo, l'ambiguità, insomma, della struttura sociale che è dominante, viene in un certo senso a dare proprio lo sfondo necessario alla differenza individuale. Lo sfondo di tutta questa dimensione interna ai singoli personaggi, naturalmente si può parlare anche di altro, ma insomma è dato da quella quarta caratteristica dell'uomo verde, cioè la prosocialità impersonale. In pratica, abbiamo già in qualche modo accennato, nel momento in cui, grazie al cattolicesimo, si è passati dal dominio di una rete sociale di parentele e di appartenenze di clan a una dimensione individuale, dal momento in cui, insomma, è vietato il matrimonio tra cugini, anche di sesto grado, evidentemente l'individuo, per realizzarsi in qualche modo, è costretto ad allontanarsi dalla propria famiglia materialmente, ed è appunto il monastero, ad esempio, il luogo in cui ancor più chiaramente il padre e la madre non esistono più, non esistono nemmeno chiaramente zii, parenti di vario tipo, e appunto in teoria è qui che al massimo si realizza la come dire, possibilità di vivere in modo giusto e egalitario. La regola dell'ordine, la regola di San Benedetto, è in qualche modo una regola impersonale che non guarda in faccia a nessuno. Quello che è scritto vale per il ricco o per il povero. Chi va nel monastero, ricco o povero che sia in partenza, è uguale, è diventato, come dire, pari all'altro. Insomma, l'idea è che in un mondo che è così nella sua confusione non fa che moltiplicare la simmetria, le ingiustizie, le parzialità, è bene allontanarsi e cercare di realizzare un mondo in qualche modo giusto, perfetto, e appunto il monastero. Le regole sono impersonali, le leggi sono, come dire, uguali per tutte. E naturalmente non esistono più tribù, clan, famiglie, eccetera, eccetera. Questo tipo di bisogno, che qui nel romanzo soprattutto è identificato ovviamente nella struttura stessa poi del monastero con le sue complicazioni, all'esterno in effetti è come dire, il magma che tiene vive le forze che vengono chiamate eresie, i movimenti ereticali, che sono per lo più movimenti pauperistici, o anche di livello sociale superiore come quello dei catari, che, come dice la parola, vanno cercando la perfezione. I poveri in fondo cosa vogliono? Appunto essere in qualche modo pari ai ricchi. Insomma, una relazione sociale che sia basata non sul fatto di essere nati di essere privilegiati per nascita o per appartenenza a questo o a quel clan, ma di essere valutati, come dire, per quello che si pensa di essere. Ecco, una prosocialità impersonale significa che io mi rapporto agli altri, ad esempio i confratelli del monastero, alla pari. Ognuno di noi si muove nei confronti dell'altro, consapevole che l'altro è come noi, e quindi, come dire, lo tratto in modo impersonale, non lo amo in quanto
individuo, lo amo in quanto confratello, come categoria, come appartenente a una struttura appunto in cui non conta la nascita, ma solo l'essere in qualche modo, come dire, una sorta di categoria astratta, insomma una costruzione mentale. La prosocialità impersonale di questo tipo evidentemente è quello che dal 4-500 in poi si materializza in effetti nei movimenti più politici e che poi possono portare a movimenti come quelli delle varie rivoluzioni settecentesche, ottocentesche e ancora oggi in qualche modo agiscono quando noi parliamo di diritti universali, di necessità di realizzare giustizia, pace e via di questo passo. Insomma, è la possibilità di vedere l'uomo non in quanto radicato in uno specifico territorio, in una specifica famiglia, in una specifica situazione di nascita, diciamo così, ma come una sorta di astratto. Ebbene, il cattolicesimo in particolare, negando il matrimonio, abbiamo detto, ha permesso ai singoli, attraverso i secoli dell'Alto Medioevo, di allontanarsi progressivamente da questa dimensione per arrivare a pensarsi come individui che, come dire, devono avere relazioni impersonali. Naturalmente questo è quello che succede, ecco, più a partire dall'anno 1000 in poi, nel mercato col mercato. E allora gli individui si uniscono in modo, come dire, volontario, costituiscono dei gruppi non più sulla base della nascita, ma sulla base appunto dei progetti, dell'affinità di interessi, di attività. Per intenderci, i comuni non sono altro che unioni di persone che hanno origini diverse e che si uniscono per l'occasione a costituire un'associazione volontaria con scopi identici, che si danno regole impersonali e che permettono ai singoli partecipanti di appunto avere relazioni, come dire, garantite in qualche modo di tipo impersonale. La stessa cosa vale per le gilde o corporazioni e naturalmente prima ancora con i monasteri. Appunto nei monasteri si realizza questa possibilità di liberarsi dai clan e di vivere in un mondo in cui l'individuo conta in quanto tale. Naturalmente un individuo, ripeto, astratto, praticamente senza emozioni.